E siamo pronti dunque per vivere l'atto finale, l'atto conclusivo di questa lunga giornata di sport qui al Palapark di Latina, la finalissima dunque di Coppa di Lega per quanto riguarda il campionato amatori, e sono di fronte alle nostre telecamere la squadra del Lord Ranch 97 in maglia blaugrana e il Città di Anzio in maglia bianca. Adesso stiamo per assistere ai consueti saluti di rito, ovviamente arbitrano questo incontro De Clemente e Vianello. Partiti dunque, semaforo verde su questa partita, primo possesso in favore della squadra blaugrana del Lord Ranch, che Felicini con la Fascione che riceve a sinistra con il piede destro, mette fuori, poteva sicuramente far meglio qui Fascione, aveva una invitante occasione da rete. È pronto Ceccarelli, al suo fianco c'è anche Felicini, vediamo chi dei due si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. Ceccarelli con il destro, calcia sul muro difensivo e poi il gol splendido da parte di Felicini con il sinistro sul secondo palo. Una traiettoria assolutamente imparabile per Napolitano, che era anche coperto. Gran gol dunque di Felicini all'alba della gara. Il sinistro ancora di Felicini, non trattiene Napolitano e poi pasticcia il fratello, che alla fine guadagna comunque rimessa dal fondo alla battuta del calcio di punizione. Il pallone spedito all'indietro e può impostare con questa scucchiaiata intelligente, manca il tocco e poi in seconda battuta riesce a pareggiare i conti Popolla. Gol di Popolla sull'invito perfetto di Federico Ercole, pari dunque sulla verticale, trova Fascione 1-2, Felicini con il sinistro, fallo su Felicini nonostante la parata del portiere Luca Napolitano, sempre sul pezzo, si affida nuovamente a Ceccarelli. Pallone in profondità, la sponda da parte del calciatore Fascione, il gol dunque del 2-1 realizzato dal Città di Anzio, che torna subito a mettere la testa avanti con questo preciso tiro proprio di Ceccarelli, che aveva avviato l'azione e l'ha poi finalizzata al meglio senza riuscirci. Fallo intanto, una trattenuta netta su Felicini che se la cava, incredibile azione da parte di uno scatenato Felicini, se ne va a destra Felicini, incontenibile, ma che gol ha fatto Felicini, è partito come un treno e non l'ha fermato più nessuno, con questo tocco d'esterno regala il 3-1 al Città di Anzio. E invece è rimessa laterale, il pallone era uscito non sul fondo, attenzione a questo proiettile, questa fucilata da parte del solito Popolla, terminata di poco fuori. Formazione della Città di Anzio, che adesso può sicuramente giocare una partita in controllo, attenzione a questo sinistro ancora di Toscan e c'è il tuffo determinante di Napolitano, l'altro Napolitano adesso che verticalizza verso Ercole, che è tutto solo, caccia in porta a colpo sicuro e trova l'opposizione determinante di Carucci. Prova adesso a sfidare nell'uno contro uno Ercole, chiama in causa il suo compagno di squadra con il 10, poi Felicini che si gira in porta, ancora un intervento determinante da parte del portiere Luca Napolitano, che sta tenendo in piedi la sua squadra. Questo primo tempo che è in controllo Fascione, la sponda, ancora Fascione riceve e calcia, sbaglia però clamorosamente da due passi. Città di Anzio che deve adesso difendersi da questa bella iniziativa da parte di Parisella, non riesce a trovare la porta per pochissimo dopo la risposta di Carucci. Il Città di Anzio che deve stare attenta in questa parte finale di primo tempo. Felicini, Fascione, Felicini, che gol! Triangolazione superlativa da parte dei due giocatori in maglia bianca, che dunque riescono a calare il poker proprio al crepuscolo della prima frazione. Noce si prosegue ancora con Felicini, una progressione da parte di Felicini che calcia con il sinistro, il pallone termina sul fondo. Provare la rimonta, Fascione intanto tiene il pallone in campo, rimane immobile la retroguardia blaugrana che reclamava evidentemente il pallone in out, ha rischiato di prendere gol. Con calma gestisce la sfera nella propria metà terreno di gioco l'Old Ranch. Bella penetrazione intanto da parte di
Napolitano che non riesce però a perforare, situazione inconsueta. Luca Napolitano adesso per Ercole, duettano con Napolitano che affida il pallone a Arduini, il tentativo di Arduini che viene stoppato da Carucci. Adesso Luca Napolitano che prova a sonare la carica, prova a dare manforte e superiorità numerica ai suoi. Napolitano che scambia con il fratello, ancora Luca Napolitano che prova con il destro a sfidare il portiere avversario. Bel numero intanto da parte di Ceccarelli che se ne va elegantemente e poi cerca questa soluzione e il colpo di reni da parte di Luca Napolitano, gran giocata del numero 10 del Città di Anzio, il giocatore in maglia bianca. Parisella prova a penetrare, guadagna calcio di rigore alla battuta del penalty, rincorsa e gol. Tiro centrale di punta, si era tuffato il portiere Carucci e dunque in pieno recupero di questa finale arriva il timbro, il sigillo di Parisella, orgoglioso dell'Old Ranch che non ci sta a capitolare. Ercole a destra riceve, calcio in porta, si ritrova il pallone tra le mani Carucci e finisce qui. Può dunque esultare la compagine tirrenica del Città di Anzio che si impone in questa finale per 4-2 sull'Old Ranch 97. È stata una splendida domenica di sport, alla fine a vincere a nostro avviso in maniera legittima e meritata la squadra del Città di Anzio. E dunque con queste immagini di saluti reciproci è tutto per questa domenica. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e Matteo Viglianti che ha operato le riprese televisive. Con Carmine Napolitano al termine di questa finale, una finale che ovviamente non vi ha visto vincitori, però comunque avete fatto un ottimo torneo, insomma una doppia vittoria in quarti e semifinali, poi ovviamente le energie mancavano, complessivamente vi dovete ritenere molto soddisfatti per questa finale in ogni caso. Assolutamente sì, devo dire che rispecchia un po' il trend dell'ultimo mese e mezzo, perché da inizio dicembre stiamo giocando molto bene, ne abbiamo perse pochissime, credo che le abbiamo vinte quasi tutte e abbiamo scalato diverse posizioni in classifica, da ottavi ci siamo ritrovati al quinto posto. Questa mattina i miei compagni, io non c'ero, sono riusciti a portare a casa i quarti finale. Oggi pomeriggio ho avuto la fortuna di disputare insieme a loro una grande semifinale vinta ai rigori e poi nel primo tempo della finale le gambe sono un po' mancate. Nella ripresa gli avversari sono calati, abbiamo accorciato le distanze sul 4-2, ma ormai era troppo tardi. Un ultimo commento, comunque sia una giornata di questo tipo sicuramente da linfa a un diciamo movimento, quello amatoriale, che è in forte crescita. Tu diciamo come vedi le prospettive di questo tipo di competizione? Ma bisogna fare tantissimi complimenti a Roberto Martin che credo nella provincia organizza sempre kermesse e manifestazioni di alto livello. Per me è il primo anno che disputo questo torneo amatoriale, questa Lega Amatori Futsal, ma tutti me ne avevano sempre parlato bene e quest'anno sto constatando che è così, anche perché c'è veramente un clima di amicizia su tutti i campi. A fine partita c'è il famoso terzo tempo come in rugby, forse i campi di FIGC su questo aspetto dovrebbero prendere un po' d'esempio. Il capitano del Città di Anzio, Scivoli, che ovviamente è molto contento, molto soddisfatto di come sono andate le cose in questa domenica, una vittoria che ovviamente è stata più che meritata da parte della vostra squadra, avete giocato bene tutte le partite, quali sono le tue considerazioni? Vabbè, è stata una coppa che dovevamo vincere per forza perché ce lo meritiamo quest'anno e a parte la coppa volevamo puntare al campionato. E che dire, tre belle partite. L'entusiasmo sicuramente ha condizionato, ha caratterizzato la vostra performance in questa domenica, tanta coesione, tanta carica agonistica, sicuramente anche nel finale è emersa tanta stanchezza. Uno dei giocatori determinanti della vostra squadra, Felicini, sicuramente è stato colpito un po' da un raptus di stanchezza, insomma ci può stare in una giornata di questo tipo? Quello ci può stare, però anche la rosa è completa, cioè abbiamo 12-13 giocatori tutti completi e ce la possiamo fare pure al campionato.